Godo, cioè sinceramente godo se posso essere onesto e metto subito enormemente anche le mani avanti, non è che godo per la situazione rabbiò in quanto ieri sera la Francia è uscita contro la Spagna, lì sinceramente mi importa davvero fino a una certa. La cosa che mi interessava riguardo quella partita era semplicemente di gustarmi una bella partita. Molto semplicemente, poi di quello che fa la Francia di Rabiot o non Rabiot, sinceramente sbatte cazzo, anche perché tanto al massimo mi potevo concentrare sulla mia nazione, sulla mia nazionale, ma nel momento in cui c'è stata sin da subito un'evidente carenza dal punto di vista tecnico, dal punto di vista tattico, tutte cose, sinceramente poi di tutte le altre mi limito solamente ad osservare. E basta, fondamentalmente, dove in tutto ciò ci ha deliziato un ragazzino di 16 anni, tra qualche giorno 17, che dico, boh, questo qui tipo dopo 6 anni di carriera si continuerà a parlare di un ragazzo di 23 anni, sono robe veramente fuori dal mondo, ma quando ci sono dei talenti esagerati, c'è poco da fare, tocca semplicemente osservare ed è giusto che trovino lo spazio che stanno ottenendo, ma non siamo qui per parlare di Yamal, non siamo qui per parlare di Francia, non siamo qui tantomeno a parlare di europei, ma di Adrien Rabiot. Siamo qui un pochino di più a parlare della situazione di Adrien Rabiot perché se godo, appunto, non essendo a causa della Francia, per cui tra le altre cose non nutro neanche antipatia, a differenza di tanti, ma dopo questi sono altri discorsi, è evidentemente per le notizie che ci giungono lato Juventus, come anche estremamente logico che sia, perché la mia nazionale è la Juventus Football Club, priorità totale ed assoluta alla Juventus Football Club. E prima di entrare nel merito, un bel mi piace di sostegno, perché lì, oh, si fa sempre un atto caritatevole. E se ancora non l'avete fatto, mi raccomando, ragazzoli, iscrivetevi, perché al di là di tutto, no, rimane pur sempre una roba abbastanza importante. Tutto sommato, detto ciò, che cos'è che ci giunge, che tutto sommato mi fa abbastanza godere, ma è un ricordo più che altro, no? E che da quello che si dice adesso la Juventus non è che sia, no, così tanto poi in trepidante attesa riguardo la risposta di Rabiot, e che anzi, neanche da dire che la questione rinnovo non sia più una priorità, ma probabilmente è una roba in quinto, sesto, settimo piano, tanto potenzialmente la Juventus è a posto, nel senso, il tassello Adrien Rabiot a tutti gli effetti può essere tranquillamente rimpiazzato dall'operazione Kefren Turam, che tra le altre cose nel pomeriggio dovrebbe diventare ufficialmente giocatore della Juventus. Ieri abbiamo visto Kefren Turam al J-Medical per le visite. Nella serata, poi, con un post su Instagram, ha salutato il Nizza, quindi presumibilmente viene da pensare che le visite mediche siano andate anche bene. Però, fino a che non c'è il comunicato ufficiale, no, che sancisce che tutto quanto sia andato bene, vabbè, dovrebbe arrivare stasera. Dovrebbe arrivare stasera. E in più hai preso Douglas Luiz. In più, comunque, tocca anche dire, rispetto alla passata stagione, hai la possibilità di usufruire pure di un Nicolo Fagioli, che penso abbia tutta la voglia di riscatto di questo mondo. E quindi, insomma, a Rabiot la proposta era stata fatta. E tra le altre cose, una proposta neanche del tutto banale, no? In quanto si parla di 7 milioni e mezzo per 2 anni con opzione per il terzo, quindi fondamentalmente 15 milioni garantiti, potenziali 22 milioni e mezzo, più magari, non lo so, mi viene da pensare eventuali commissioni, come spesso e volentieri accade in dinamiche di questo genere, probabilmente sì, magari non commissioni esagerate, però qualche centello magari allungato anche alla mamma per aver dato priorità alla Juventus in ottica rinnovo, immagino, no? Ci siano stati anche discorsi di quel genere. Mentre invece ho, come anche può essere assolutamente legittimo che sia, se così non è stato, perché evidentemente se ancora Rabiot ad oggi è un giocatore svincolato è perché una decisione non l'ha presa, la Juventus in tutto questo si è tutelata, io vi dirò che tutto sommato a me va bene anche così. Perché
Anche perché certo, io poi non è che voglio fare il discorso come a volte si legge sui social: se vuoi davvero la Juventus rimani anche per un tozzo di pane, la celebre frase dell'avvocato Agnelli, per l'amor di Dio. Magari potevano essere discorsi che potevano valere a tutti gli effetti a quell'epoca, nel 2024 sappiamo benissimo che non è così e non ci possiamo neanche prendere in giro, diciamocelo chiaramente. Però infatti la Juventus non ha proposto un tozzo di pane per Adrien Rabiot nel momento in cui offre 7 milioni e mezzo. Poi, se giustamente lui, più che vuole concentrarsi sulla Francia, vuole magari fare, perché no, indubbiamente, un bel europeo con la Francia per cercare di attrarre quante più squadre possibili, per cercare di strappare un contratto ancora superiore rispetto a quello che ha proposto la Juventus, per l'amor di Dio, assolutamente legittimo in ottica professionistica, che comunque è esattamente ciò che aveva fatto venendo alla Juventus dopo 6 anni di Paris Saint-Germain, dove si è liberato a parametro zero. Quindi chi di parametro zero ferisce, di parametro zero perisce potenzialmente, no? E però ci può stare che dall'altra parte le cose vanno avanti e che soprattutto c'è bisogno di gente che vuole la Juventus, che vuole dare tutto per la Juventus, per quanto magari ci possano essere anche altre squadre, altri interessamenti, per l'amor di Dio. Ma se questo magari viene meno, la richiesta è sempre quella lì, a una certa ci può stare che l'altra squadra, anzi la squadra in questione in questo caso, dica: sai che c'è, bello mio, tanti saluti. Perché io sinceramente non lo so, ovviamente, come andranno a finire le cose. Adesso che l'europeo della Francia è finito, probabilmente no, Rabiot finalmente avrà modo di decidersi definitivamente per quanto riguarda il suo futuro, e ci mancherebbe altro, anche perché tra un mese iniziano le competizioni ufficiali, quindi tutto sommato, no, non sarebbe male avere un'idea di dove giocare nella prossima stagione, tra club, nazione e quant'altro. Però io sinceramente non so se è davvero ancora valida la proposta di 7 milioni e mezzo per 2 anni con opzione per il terzo. A maggior ragione se tu un investimento lì l'hai già fatto. Un investimento anche abbastanza importante, tutto sommato, soprattutto in ottica futuribilità, andando a prendere un ragazzo che mi pare che così sia 7 anni più giovane rispetto ad Adrien Rabiot, dove hai fatto un investimento di 20-25 milioni coi bonus, perché ad un anno dalla scadenza, perché altrimenti non so, cioè, proviamo a chiedere al Nizza nell'estate del 2023 a quanto ti cede Kefren Turam. Poi è vero, sicuramente quando si parla di Adrien Rabiot si parla di un giocatore titolare della nazionale francese, si parla di un giocatore che comunque alla Juventus, pure con 3 allenatori differenti, ha sempre fatto il titolare, quindi evidentemente non è il primo scappato di casa che c'è sotto tiro, ci mancherebbe altro. Però giustamente non si può neanche aspettare vita natural durante, morte miracoli, anche meno, a maggior ragione se è evidente che non c'è tutta questa grandissima volontà di rimanere alla Juventus, perché se quella c'era si poteva dir sì prima degli europei, magari si potevano spendere 30 secondi per dire di sì anche durante gli europei, nel momento in cui tutti quanti erano già a conoscenza di cifre, durata e compagnia cantante, come lui legittimamente ha deciso di aspettare per magari, no, fare l'europeo della Madonna e strappare di conseguenza un contratto abbastanza importante. Chi ti ha fatto l'offerta precedente e tipo nelle ultime 5 stagioni ti ha regolarmente versato lo stipendio di mese in mese, stipendio neanche proprio da poco conto, dica: sai che c'è, bello mio, il treno è passato e tanti saluti. E adesso trova questa squadra. Trova questa squadra che ti dà più di quanto abbiamo proposto noi. Fattibile? Boh, per l'amor di Dio, probabilmente sì. Però qualora non lo fosse, io non penso, appunto, che se lui dovesse tornare a bussare a giunto e dire: sai, Cristianone, tutto sommato ci ho abbastanza pensato e adesso ti dico anche di sì, per quanto riguarda questo rinnovo. Io non penso sinceramente valgano le stesse identiche condizioni
probabilmente con un abbassamento può essere assolutamente, anche perché sarebbe un giocatore che indubbiamente tornerebbe non utile di più. Figuriamoci se poi è stato anche proprio compagno di squadra negli ultimi anni di Thiago Motta al Paris Saint-Germain. Però Nani, anche basta. Poi io ragiono da tifoso e soprattutto ragiono da tifoso con il mio carattere, dove di pazienza ne ho poca e mi scascio i maroni in una maniera anche abbastanza rapida. Però sinceramente io la vedo così. Voi magari, ragazzuoli belli, fatemi sapere qui sotto la vostra con un commento. Io vi mando un grosso abbraccio e tanto per cambiare, fino alla fine, forza Juve!